Benvenuti e ben ritrovati, anche un buon fine settimana. Oggi, venerdì, con Seconda Repubblica facciamo tappa nel capoluogo affrontando le dinamiche recenti, certamente, delle questioni amministrative che riguardano l'amministrazione, certamente, ma anche il Consiglio Comunale. Ho il piacere di avere in studio tre degni rappresentanti della cosa pubblica trapanese, in particolare l'assessore Dario Safina, che è qua in rappresentanza dell'amministrazione, assessore soprattutto ai lavori pubblici. Ne avremo di cose da raccontare dai lavori che inizieranno in via Virgilio lunedì prossimo, per esempio, ai finanziamenti per le scuole, a tutta una serie di questioni riguardo ai rifacimenti stradali. Poi dall'altro lato ho due consiglieri comunali, lo vedete il primo inquadrato, Giuseppe Lipari, nel Buonasera. gruppo misto, indipendente per ora, e invece la consigliera Marzia Patti, che anche lei nel gruppo misto, ma è in rappresentanza del gruppo Giovani Muovi Menti. Grazie ad Buonasera. entrambi per essere qua. Lo dico subito, un ringraziamento particolare in apertura, tocca farlo al consigliere Lipari, che è venuto malgrado Un po' di qualche febbre. lineetta di febbre e non poteva No, ha esimersi. febbre. È È giovane. giovane, appunto, e non poteva esimersi. È una trasmissione che in un certo senso sono, no, non senza in un certo senso, sono contento di aver organizzato e sono contento che siano venuti tutti e tre. L'assessore certamente perché fa l'assessore, ma soprattutto sono contento per avere accanto, seduti qui nello studio vicino a me, i due consiglieri Marzia Patti e Peppe Lipari, perché ci sono delle cose, insomma, che li hanno un po' allontanati nell'ultimo periodo, sia politicamente che anche immagino personalmente, per cui il fatto che nessuno dei due, sapendo della presenza dell'altro in studio, si sia tirato indietro, per me è segno di maturità e di galateo nei confronti di voi telespettatori. Per cui un altro grazie parte certamente per entrambi. Poi, sperando che poi non si prendano per i capelli, voglio dire, giusto, ma certamente non succederà. Da dove iniziamo? Iniziamo proprio da tutta una serie di finanziamenti che stanno arrivando per sistemare le scuole del capoluogo. Parliamo dei finanziamenti che arriveranno che sono già arrivati e quindi vengono utilizzati per sistemare finalmente, mi sento di dire, la via Virgilio, una delle più importanti arterie stradali del capoluogo, in un certo senso abbandonata un po' se stessa, potrebbe essere un bel salotto, invece non lo è stato per un bel po'. Parliamo dell'acquisizione di strade private. Domani sabato ci sarà l'intitolazione di una strada a un signore Guarrato, un signore morto, ovviamente l'ex delegato sindaco di Guarrato, il signor Prizzardi. Ce ne sono di cose da raccontare. Assessore Dario Safina, avete iniziato, no, nel ruolo di assessore, insomma, sin da subito ci diamo del tu, con loro nella vita ci diamo del tu, bando ai formalismi, ci diamo del tu anche in trasmissione. Ha iniziato assessore poco dopo l'insediamento dell'amministrazione, non sei assessore sin dall'inizio, ma ti sei subito messo all'opera per trovare finanziamenti e per capire cosa c'era da fare. Innanzitutto ho trovato un lavoro in parte pianificato nel precedente anno. In più, in questo periodo abbiamo dato un ulteriore stimolo con l'amministrazione, col sindaco e con i colleghi assessori alla ricerca, di finanziamenti. Da ultimo, qualche giorno fa, abbiamo presentato, tre proposte di finanziamento per tre progettazioni importanti, una per il cavalcaferrovia, di Via Marsala, che abbiamo di recente ristrutturato per quanto concerne gli aspetti statici, ma essendo stato costruito, prima dell'entrata in vigore della normativa sismica, abbiamo previsto di partecipare a un bando che possa implementare la sicurezza di quel cavalcavia, che è già assolutamente sicuro perché lo abbiamo testato oltre ogni limite, diciamo, la possibilità, l'abbiamo testato con pesi che difficilmente lo vedranno mai interessato. Abbiamo previsto di partecipare a un altro bando per ciò che concerne il Palazzo Dalì, perché era prevista la possibilità di finanziare i palazzi dell'amministrazione comunale. Abbiamo inteso finanziare il progetto, partecipare per il progetto di Palazzo Dalì, e poiché la lotta all'erosione è uno dei problemi fondamentali che dobbiamo affrontare e che stiamo affrontando. Considerate che a breve dovrebbero partire i lavori della soffolta, le prove in vasca hanno già acclarato che il progetto esecutivo è coerente con le nostre necessità.
Abbiamo presentato abbiamo partecipato a un bando che dovrebbe consentirci, con una copertura del 20% a carico del comune, laddove vincessimo, di poter realizzare un pennello a mare in via Tunisi, e con ciò evitando l'erosione delle coste in quel tratto di mare, se considerate che lì la spiaggia, certo, si va restringendo sempre di più. Ma altri, ora la Regione ci ha comunicato che siamo divenuti destinatari di ulteriori 590.000 euro di finanziamenti, e questi probabilmente, almeno per ciò che diciamo, per ciò che viene fuori dall'interlocuzione con la Regione, dovranno utilizzarsi nell'efficientamento energetico. Ci sarà da spendere tutti i soldi di agenda urbana con cui faremo lavori all'ex mattatoio comunale, con cui riqualificheremo l'illuminazione pubblica delle zone del centro storico e quindi la qualificazione storica, 1.450.000, con l'introduzione anche della tecnologia punto punto, che ci consentirà dunque di verificare dal remoto se una lampada funziona, se una lampada non funziona, e dunque con anche intervenire proprio, e anche di poter addirittura scegliere la potenza dell'illuminazione a seconda delle nostre necessità. Immagino una manifestazione che richiede una luce più fioca, dal remoto potremmo dire che vorremmo un'illuminazione al 10% piuttosto che al 100%. Una città che diventa un po' più smart, Una città che diventa un po' più smart. Proprio oggi abbiamo avuto su questo, tra l'altro, una riunione, perché sarebbe nostra intenzione lanciare un investimento sulle linee. Perché uno dei problemi della nostra illuminazione pubblica non è la modernità del corpo illuminante. Noi abbiamo dei corpi illuminanti assolutamente moderni, tutti a LED, circa 10.000, quasi 11.000 corpi illuminanti assolutamente moderni, a risparmio energetico e dunque anche dal punto di vista diciamo della sostenibilità ambientale coerente con quello che è il nostro programma. Però abbiamo un problema sulle linee e un problema anche sulle centraline, che non sono state interessate da investimenti negli ultimi anni, e dunque il prossimo futuro noi lo vorremmo dedicare per almeno 3 milioni e mezzo a questo, in modo tale da poter dire che la città è sempre illuminata. Fermo un attimo, assessore, da questo primo intervento dell'assessore ai lavori pubblici Dario Safina sembrerebbe quasi che la città di Trapani da qua a breve possa diventare un intero cantiere a cielo aperto. Ma è davvero così? Lei consideri che tu considera che noi nelle ultime variazioni di bilancio, tra due variazioni di bilancio, abbiamo stanziato 6 milioni di euro in interventi di riqualificazione urbana, lavori pubblici intesi come strade, patrimonio artistico e culturale, marciapiedi, immobili comunali destinati a uffici, illuminazione pubblica, contributi alle associazioni che svolgono attività sportive, impiantistica sportiva. Noi dopo anni abbiamo messo 400.000 euro per riaprire la palestra Dante Alighieri e 60.000 euro per ogni campetto del nostro territorio, dalla città alle frazioni. Consigliere Lipari, Diciamo che tu mi hai anticipato quando hai detto che Trapani dovrebbe diventare, da come parla l'assessore Safina, una città a cantiere aperto, perché è passato più di un anno e mezzo da quando questa amministrazione si è insediata, però non è che tutto quello che viene detto, è che magari è vero, perché poi magari è vero, le variazioni di bilancio si sono fatte, i bandi ci sono, i finanziamenti ci sono, però poi materialmente il cittadino questo cambiamento in città non lo vede, perché se non è ancora iniziato non lo vede. No, appunto, e la domanda è quando inizierà. Noi abbiamo un comune, e l'assessore Safina lo sa perché è la sua delega personale, che ha diciamo una pianta organica che copre a malapena la metà di quello che dovrebbe coprire, cioè ci sono la metà di persone cioè, rispetto al numero di dipendenti che il comune dovrebbe avere, e questo significa ovviamente rallentamenti nella macchina pubblica, nell'offrire servizi, anche nel lavorare ai bandi, anche nel lavorare e nello snellire le procedure comunali. Quindi possibilmente tutto quello che dice l'avvocato Safina lo vedremo dopo il mandato. E questo non va bene, perché poi fa la fine. No, perché poi succede come è successo con la Soffolta. Cioè, la Soffolta, cioè 12 milioni di euro per ripristinare tutto il litorale nord che va a protezione del litorale nord, da Torre di Ligny fino a
al Cavallino Bianco più o meno. Dico, no, questo è un Vittoria, progetto che nasce e che viene finanziato con il sindaco Damiano e noi oggi ancora non siamo riusciti a dare attuazione a questo finanziamento. Ho paura che succeda lo stesso con tutto quello che è stato appena detto. Mi permetto di dire, il consigliere Lipari fa un po' di confusione perché non distingue un megaprogetto, qual è quello della soffolta che richiede via, VAS e tutta una parte burocratica molto lunga, perché ha un'incidenza ambientale notevole, da progetti innanzitutto che discendono dalla nostra finanza, da finanza interna del comune. Tutti quelli di cui parlavo prima sono soldi dei cittadini trapanesi che noi, dopo anni di immobilismo, stiamo impiegando perché erano dispersi nei vari residui e noi abbiamo iniziato un lavoro di ricerca. Ci sono 400.000 euro che derivano dal fondo delle cosiddette multe che erano bloccati nel bilancio. Devo dire che io, insieme all'assessore Bongiovanni, ho lavorato per sbloccare queste risorse. È stato possibile sbloccare 400.000 euro che consentiranno di tappare i buchi nei marciapiedi, nelle strade di questa città. Nel 2020 la gara è già stata bandita. Quindi, già e dunque è quello che dice il consigliere Lipari, è errato, perché i soldi delle variazioni di bilancio del 2018, del novembre del 2018, sono stati spesi nel corso del 2019 e li stiamo ancora spendendo, perché abbiamo fatto addirittura un cosiddetto quinto d'obbligo, cioè abbiamo assegnato ulteriori 20% di risorse nei limiti, perché c'erano delle esigenze, delle emergenze da risolvere, all'azienda che già si era aggiudicata la gara. I lavori sono in corso e con questi soldi faremo la via Virgilio e anche la via Marconi. Quello che dice non si è visto. Abbiamo asfaltato e risolto problemi fognari in via dell'Uva, in via del Legno, in via Pantelleria, siamo intervenuti in decine di strade, in via Verdi abbiamo ripristinato la sicurezza del basolato, ovunque c'è stato un problema siamo intervenuti e vanno ringraziati sicuramente gli uffici che, nonostante le difficoltà che dice il consigliere Lipari, si sono attivati prontamente, e anche le imprese che hanno diciamo si sono guadagnate i soldi che noi abbiamo messo in quella gara. Attualmente stiamo rifacendo per intero la via Salina Grande, che è un'arteria fondamentale delle frazioni, che era anni che non si faceva. Abbiamo evitato la chiusura di alcune scuole mettendoci i soldini. E questi lavori di cui io parlavo poc'anzi nel 2020 vedranno la luce, perché sono lavori, il rifacimento dei campi con un sistema diciamo di resine sintetiche approvate dalle federazioni sportive evidentemente, dunque che ci consentiranno di avere campi omologati, sono lavori che si fanno nel giro di due mesi, dunque Patti, le cose ci sono e si vedono. Poi è chiaro, dopo 5 anni, 6 anni in cui tutto era fermo, noi abbiamo dovuto riprendere il filo di un ragionamento. La consigliera Patti, e voglio dire solo una cosa, non abbiamo nemmeno dimenticato il personale, perché, e non era necessario fare una variazione di bilancio, siamo riusciti, sempre insieme all'assessore Bongiovanni, a scovare nel bilancio 900.000 euro di economie sul personale, 280.000 euro li abbiamo destinati a interventi a favore del Luglio Musicale e di altre istituzioni culturali come la Biblioteca Fardelliana, gli altri 650.000 euro li abbiamo destinati all'assunzione di personale, dunque verranno vigili, verranno tecnici, verranno dipendenti amministrativi che per un numero di circa 20-23 euro, non ricordo esattamente, che in qualche mano rinfoltiranno e dovrebbero darci una mano. Consigliere Patti, se non ricordo male, sei tu nella commissione per i lavori pubblici? Sì, esattamente. Corrispondono a vero tutte queste cose dette? Sì, assolutamente corrisponde a vero. Infatti rimango stupita quando il mio collega Lipari sostiene che non sia tangibile quello che l'amministrazione sta facendo, perché di certo non si può definire questa amministrazione l'amministrazione delle promesse. È stata fatta, c'è un programma del sindaco, il programma del sindaco lo stiamo rispettando, le variazioni di bilancio stanno producendo i primi frutti. È chiaro che il codice degli appalti e tutti gli iter inerenti, i bandi, gli appalti pubblici e quello che sappiamo, le gare, richiedono una certa tempistica, ed è chiaro che non si può fare in una notte. Dico, quindi dissento quando sento che i cittadini non vedono, perché sono certa del fatto che vedranno. Io lavoro giornalmente, costantemente con un'amministrazione che praticamente è inarrestabile, e abbiamo un assessore Patti che cerca di scovare tutti i finanziamenti, un assessore Safina che in maniera molto certosina decide a quale strada ad esempio dare priorità rispetto all'altra. Ha fatto un esempio, una strada importantissima delle frazioni che
per anni sono state dimenticate. Quindi di certo questo non si può definire l'amministrazione delle promesse, ripeto. Una promessa però secondo me non mantenuta, poi vediamo per colpa di chi, un po' l'abbiamo affrontato questo argomento con il sindaco Tranchita, è stata fatta e ancora non è stata mantenuta, che è la promessa, assessore Safina, parto però dal consigliere Viperi, quella di evitare, bypassare i passaggi a livello, certamente su via Massara e su via Virgilio. Avevamo un bellissimo progetto di Trenitalia, dovevano iniziare i lavori del sottopassaggio, non più del cavalcavia, tutto tace. Ma diciamo che lì sicuramente l'iter con cui si è giunti ad estorcere quasi, perché per i tempi e per la velocità con cui lo si è fatto, il consenso del Consiglio Comunale, diciamo che un po' paga dazio. Si tratta di un progetto che non dipendeva dal comune, dipendeva ovviamente da Ferrovie dello Stato. Quindi quando tu metti fretta al Consiglio Comunale, cerchi di accelerare con le procedure, estrometti da qualsiasi valutazione anche l'ordine degli architetti, poi è ovvio, e degli ingegneri, poi è ovvio che magari in itinere trovi degli intoppi che magari poi fanno stare zitta Ferrovie dello Stato e non si hanno più notizie. Per fare quel cavalcavia, per fare al momento non si hanno più notizie, quindi tra l'altro ricordo a me stesso che deputato ad avallare questo progetto è proprio il Consiglio Comunale, perché non puoi andare a fare un passaggio, non puoi andare a fare un sottopassaggio senza fare preventivamente una variazione al piano regolatore generale, che è atto che vota solo il Consiglio Comunale. Mi permetto di dire solo una cosa. Signori, io vorrei che qua voi faceste un giro al centro storico, per esempio, e spiegaste a tutti i cittadini trapanesi del centro storico e non cosa avete fatto per il centro storico. La città si candida a essere capitale, ci arriviamo. In generale, ma le strade sono state fatte, via dell'Uva, via del Legno, non mi pare che siano in centro storico. Il centro storico è morto e sepolto. Il basolato di Via Verdi è stato un intervento, diciamo, che è stato semplicemente volto a ripristinare una perdita fognaria che indiscrezioni mi dicono un'inesattezza. Io sono andato all'ufficio relazioni con il pubblico. Stai dicendo un'inesattezza di dimensioni colossali. Cioè? La via Verdi non è stata interessata da alcun intervento sulla condotta fognaria. Uh-huh. Gli interventi sulle condotte fognarie hanno riguardato le perpendicolari delle vere, perché si era riscontrato un problema di inquinamento delle acque ed si è intervenuti e probabilmente bisognerà ulteriormente intervenire. La via Verdi, c'era un problema di dissaldamento dal terreno del basolato ed è stato fatto un intervento solo sulle basole ammalorate e colpite da questo distacco. E tant'è vero che è rimasta chiusa 15 giorni in più rispetto al termine dei lavori, proprio perché il cemento, visto il freddo, aveva necessità di questo tempo per maturare. Vedo nel frattempo che il consigliere Libera sta cercando sul ponte comunque, le sue dichiarazioni. Interventi sulle fognature sulla via Verdi, considerato che l'intervento in via priorità sulle vie Verdi è stato chiesto dal sottoscritto, non ne sono stati fatti. Nelle perpendicolari, quindi, che via Nunzio Nasi ha trovato il... sono stati fatti. Noi dobbiamo... Dopodiché al centro storico, Nicola, sì. Abbiamo già il progetto quasi pronto del rifacimento del basolato a Casalicchio, quindi via Sergia e Vico, la perpendicolare, come si chiama, quindi davanti sostanzialmente alla chiesa di San Pietro, che è un luogo storico di questa città e che ospita uno dei beni più importanti che questa città ha nel suo patrimonio artistico e culturale, ossia l'organo. E poi la via Giudecca, che è una via che simboleggia peraltro la volontà di questa amministrazione di e manifestare ancora l'idea che questa città è una città inclusiva e che recupera la sua storia, la storia del popolo ebraico nella nostra terra, e che recupera un vicolo fondamentale nella storia di questa, della nostra comunità, a maggior ragione nel periodo in cui noi siamo già capitale europea della cultura popolare e speriamo di divenire capitale italiana della cultura nel 2021. Dunque, che non si sia fatto nulla è un errore. In più, dopo lo dici, vorrei che si faccia chiarezza su una cosa. A me la gente mi ferma per strada, arrivato a un certo punto, appena io dico no, amministrazione, cioè, ho capito, ma vedi, è ancora rotto. Sul discorso del basolato di via Verdi,
per intenderci la traversa di Corso Vittorio, io ho recuperato una segnalazione fatta all'ufficio relazioni con il pubblico il 22 agosto 2019, quindi diciamo già dal 22 agosto si è iniziato a mettere mano in Via Verdi, quindi è inutile parlare di questi 15 giorni. La segnalazione è pervenuta il 22 agosto. No, io ho pure le foto, Via Verdi aperta e spaccata, diciamo un mese dopo il 22 agosto, quindi a settembre. Leggo, non leggo i nomi, ma leggo la segnalazione. Via Verdi numero 10, fuoriuscita liquami, basolato, affossato, urgente. Il signor X e la signora Y hanno segnalato l'urgenza di intervenire perché l'affossamento del basolato pare sia dovuto a un cedimento della rete fognaria e parzialmente anche di quella idrica. Una vicina di casa non riceve più acqua. A seguito di disposizione del sindaco. Quindi in sostanza qua il ragionamento non è sistemare il basolato, perché il problema è molto più ampio del semplice basolato. Io do atto che lei come assessore ai lavori pubblici si è impegnato nel sistemare il basolato, ma il problema, la domanda che bisogna porsi è: perché si rompe il basolato? Perché la maggior parte delle strade a Trapani si affossano? E la risposta è presto data, ma non c'è bisogno di parlare con ingegneri o architetti, basta parlare con gli operatori che si occupano di fare gli spurghi e ti dicono che è semplice la risposta, perché sotto le condotte fognarie idriche hanno delle perdite. Quindi il sottosuolo si riempie d'acqua, il livello dell'acqua sale, addirittura talvolta l'acqua fuoriesce pure sul manto stradale. Segnalazione fatta, la invito... Non è questo il caso. Segnalazione fatta da me personalmente, per quanto riguarda la via del Salice, ancora la perdita sussiste, quindi perdita di acqua bianca. Il livello dell'acqua sale, sotto si mischiano acque nere e acque bianche, l'acqua sale e quindi cede il manto stradale, cede il basolato. E quindi il problema è questo, il problema a monte è il sistema idrico e fognario, problema fondamentale, che fa acqua da tutte le parti. Il problema fondamentale di quelle strade non è quello che dice il consigliere Lipari, o in alcuni casi lo può essere, può capitare, perché io non lo so se il consigliere Lipari ha mai visto come sono fatte le fognature a Trapani. No, molte fognature a Trapani, la maggior parte delle fognature sono in pratica dei canali, quindi che cosa accade? Che col passare del tempo le spallette di questi canali cedano, ma non cedano per le infiltrazioni di acqua, cedono per effetto delle vibrazioni, tant'è vero che una delle misure che noi stiamo facendo proprio per la zona del centro storico, per evitare che le vibrazioni possano in qualche modo comportare questi cedimenti e quindi un conseguente avvallamento delle strade, è quello di chiudere alla circolazione dei mezzi pesanti il centro, se non per esigenze particolarmente urgenti, perché se si deve scaricare un qualcosa di particolare è chiaro che può essere concessa un'autorizzazione ad hoc, ma le vibrazioni sono proprio una delle cause. Sono un gruppo musicale di cedimento delle strade, non solo nel centro storico ma prevalentemente nel centro storico. Poi certo le infiltrazioni ci possono essere, le perdite in alcune parti della città ci possono essere, ma diciamo la statistica è che le perdite in città per la condotta sono di circa il 20%. Il problema maggiore delle perdite di acqua è nelle frazioni, e anche lì stiamo lavorando per risolvere il problema. Vorrei ascoltare la consigliera Marcia Patti, ma dico, c'è da stare sempre allerta con questo, sia con questa amministrazione che con questo che nel consiglio comunale, perché il dibattito, per fortuna, io non vado spessissimo perché ho pure il giorno da chiudere, ma li vedo in streaming, fino a quando lo streaming funziona, il dibattito è sempre vivace in consiglio comunale. La cosa che mi fa piacere è che non è solo un dibattito vivace, ma è anche un dibattito, mio modesto parere, di altissimo livello, perché nell'affrontare determinate tematiche fuoriescono quelle che sono le competenze di ogni consigliere comunale. Abbiamo consiglieri comunali laureati in comunicazione, consiglieri comunali laureati in storia, letteratura, diritto. Quindi veramente si creano dei bei dibattiti. Oltretutto ci sono consiglieri comunali, nella fattispecie ricordo l'ultimo Dario, o comunque il consigliere Pellegrino, il consigliere Laporta, che comunque fanno da anni politica e quindi riescono anche a portare, sono riusciti comunque a portare il dibattito anche a livello politico, affrontando le determinate tematiche dal punto di vista di quelle che è la loro di quelle che sono le nostre o le loro vocazioni politiche. Vi danno modo di crescere perché vi spiegano le cose, o voi crescete perché rubate nell'apprendimento, rubate in senso buono? Insomma, io reputo che le possibilità di crescita siano soggettive.
c'è chi cresce purtroppo, nostro malgrado, rubando le idee altrui o comunque che crede... Non rubando in senso buono, dicevo, c'è cioè che loro operano e voi apprendete guardando. Sì, vabbè, rubando l'esperienza, cercando di così, si cerca di crescere in questo caso. Ora glielo facciamo spiegare, non si deriva, però glielo facciamo spiegare cosa intendeva. Calma, calma. No, ma non penso si riferisse a me, però dico per no, capire consigliere Lipari, assolutamente. Da chi diffidare. No, no, assolutamente, forse mi sono espressa male e tengo a chiarire. Okay. Nel senso, cercando di rubare quella che è l'esperienza, vale. Cercando di ascoltare, c'è cioè invece chi cresce ascoltando e creandosi dei maestri all'interno di quello che è l'aula consiliare, osservando, cercando di capire anche come ci si comporti. Io ricordo... che il consigliere Lipari alcune volte mi faceva notare ad esempio come si poneva Dario, come si poneva qualcun altro in determinate tematiche affrontando. Certamente per noi giovani consiglieri alla prima esperienza personalità come Peppe Pellegrino, un Domenico Ferrante, un Dario Safina possono essere solo modelli politici da seguire o modelli consigliari da seguire. Poi okay. La crescita certo, individuale. Certamente. Insomma, diciamo, quindi la promessa, diciamo, di cambiamenti, di giovani, di dare fiducia ai giovani, un po' come auspicato al Presidente della Repubblica, a Trapani non viene seguita, visto che si preferisce. Guardi, no, ma non è un discorso. Visto che si preferisce. Non è solo un fattore anagrafico. No, la voglio ascoltare. Guardi, consigliere Lipari, Giuseppe, dico. Ma perché vi date del lei? Non siamo in aula consigliata. No, ma io non ho più pretese ormai da questa amministrazione, perché no, non rappresento più i giovani. Non sono più del gruppo. Quindi, diciamo, voi dovreste farvi valere e chiedere di essere rappresentati in giunta. Guarda, Peppe, è una cosa che ho cercato sempre di farti capire. Si può rappresentare qualcuno anche senza avere etichette. Non si è giovani semplicemente perché si appartiene ad un gruppo giovani o giovani perché si ha 26 anni, 27 anni. Si è giovani nel modo di pensare, nel modo di agire, nel modo di svolgere un determinato ruolo. Dario ha 43. Possiamo. Ciò non significa che faccia ragionamenti vecchi. Possibilmente poi abbiamo una 29enne come me che seppur giovane fa ragionamenti della vecchia politica. Non bisogna avere un'etichetta per rappresentare i giovani trapanesi o per lavorare per i giovani trapanesi. Non bisogna soprattutto avere un assessore giovane. Prima facciamo intervenire Lipari, l'assessore Safina, perdonami. No, prego, l'assessore Safina e poi vado io. Giuseppe Lipari fa un errore fondamentale che in qualche modo nasconde un errore di fondo della politica più vecchia e stantia che io abbia mai conosciuto. Che è l'autoreferenzialità. Pensare che i giovani... siano rappresentati dai giovani o che i vecchi siano rappresentati dai vecchi o che solo io possa rappresentare i giovani o solo io possa rappresentare il cambiamento o i professionisti e, parlando diciamo sì, della mia categoria in questo è uno dei più gravi errori che un politico, un dirigente politico possa commettere. Perché il coinvolgimento dei giovani e di tutte le categorie produttive, sociali, economiche nel governo della cosa pubblica non è che lo si fa solo dando a qualcuno l'etichetta di assessore, ma lo si fa per esempio come hanno fatto l'altro giorno il sindaco e l'assessore Patti Andreana con il progetto Sinergie. Io ho partecipato, sono stato poi interpellato dal sindaco 2 secondi per una questione di lavori pubblici, ma ho visto l'entusiasmo con il quale il sindaco, c'era pure Marzia presente, e discuteva con quei giovani e come li ascoltava e come li compulsava al fine di ottenere indirizzi sull'amministrazione. Questo io penso che sia, oltre che un modello di generale partecipazione del governo nella cosa pubblica, sia un modo in cui i giovani si sentono partecipi delle scelte che poi noi compiamo. È chiaro che poi, come dico sempre io, chi ha l'onore e l'onere di governare la città decide in ultima istanza e assume su di sé il carico delle decisioni che prende.
Però non c'è nulla che noi non facciamo coinvolgendo gli altri. Da ultimo ho sentito, ho letto di queste, mi sono permesso di far rispondere gli uffici comunali, l'interrogazione della consigliera Caruccio e il consigliere Caruccio su Piazza Vittorio. Noi già su Piazza Vittorio siamo avanti, abbiamo già convocato una prima volta i tecnici, gli ingegneri, gli architetti, la sovrintendenza, il Lions che è il fotore, e lo faremo ora nei prossimi giorni a febbraio. Ho già buona della favola. Quindi, e non è che noi perché l'abbiamo chiusa, abbiamo no, assolutamente zavorre, non è assolutamente così. Quale zavorre? I consiglieri sono espressione di innanzitutto del popolo, della gente che le elette, e dunque svolgono un ruolo democratico, questo diciamo, fondamentale. Questo diciamo. Quindi non si, ciascuno nel rispetto delle proprie competenze svolge una funzione pubblica fondamentale. E io che sono stato insieme a loro consigliere comunale mi devono dare atto, mi possono dare atto di aver difeso le prerogative del consiglio comunale anche contro il parere dei dirigenti con cui io collaboro giornalmente, quando mettevano in dubbio le competenze del massimo consesso civico. Dunque, fuori che ognuno di noi svolge la sua funzione. Io però ritengo che il consigliere Lipari, al quale io riconosco qualità e spero che le possa mettere meglio al servizio della città, fa questo errore. Io lo do come consiglio, io dalla politica non devo chiedere più nulla, mi sto divertendo, vivo questo servizio a favore della città con uno spirito assolutamente libero, non ho nulla da chiedere, non ho più aspettative in politica, probabilmente le occasioni migliori della mia vita politica sono già trascorse. Ha buscato, sta dicendo che non si vuole candidare a sindaco. E dunque oggi, lo vedo, domani lo, vedo questi ragazzi, con Marzia tra l'altro ho avuto il piacere di averla al mio studio, di averla come mia praticante, vedo questi ragazzi come forze fresche che possono dare una grande mano a questa ma città. Est modus in rebus. Infatti la nota dolente la tocca proprio l'assessore Safina quando dice io diciamo sono qui, mi diverto, dice lui si diverte, potrei fare altro, per esempio se non fosse per il sindaco Giacomo Tranchida probabilmente l'assessore Safina oggi sarebbe a parlare di tennis e non di lavori pubblici. Questo per dire cosa? Che il sindaco ha deciso di scommettere su una persona che già alla città aveva dato, che non aveva più nulla da dare, per carità, pur stimandolo, ma ci sono pure le competenze, lui stesso lo ha ammesso. Ci sono pure le piuttosto competenze, che, piuttosto che scusami, io ti ho ascoltato ora per favore, piuttosto che scommettere, non dico su Peppe Lipari o su Marzia Patti, perché il ragionamento non è, io odio quando non si mettono sul primo piano le competenze, ma si mette il primo piano è il Cencelli, che lo si applica con alcuni ma non con i giovani, questo tra parentesi. Ma poteva benissimo scommettersi su una figura giovanile, un tecnico, quello che vuoi tu, un giovane architetto, un giovane ingegnere, che sicuramente io, la collega Patti, il collega Vizzi saremmo stati in grado di individuare insieme. Cosa che invece non si è fatto, perché si è estromessa completamente la parte politica che rappresentava i giovani, io, Virzi e Patti, e si è deciso di, come dire, di dare spazio ad altri tipi di criteri, ad altri tipi di logiche, di dare spazio ad altre persone che magari, diciamo, con limiti evidenti, non è il caso dell'assessore Safina, ma con limiti evidenti oggi si trovano a fare gli assessori, con tutto il rispetto. Vedi, tu stai diventando un po' più bravo, ma ancora hai tanto da lavorare per diventare bravo. Con la dialettica, con l'oratoria. Sì, 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 sta diventando bravino, ma ancora tanto. Lui è un grande maestro, perché ha tanto da lavorare, perché vedi, bisogna distinguere dal vivere un servizio in maniera disincantata come lo vivo io, perché dalla politica non ho nulla da chiedere, a chiedere. Alla politica non chiedo nulla. Leggere bene fra le righe, ti sta dicendo che alla politica non chiedo nulla. Io non chiederò al mio partito perché magari svolgerò bene, lo decideranno i cittadini tra 3 anni, quando finirò o prima, se il sindaco vorrà e se ho svolto bene il mio incarico e quindi magari... Quindi ora mi tocca questo. Ora mi tocca questo. Non lo chiederò. Non l'ho mai chiesto nemmeno quando alla politica dedicavo il 60% almeno della mia giornata. E ne vado fiero di averlo fatto, perché ritengo anche la politica un importantissimo servizio alla comunità. Ma
Ho tanto da dare, come ho sempre dato anche in altre funzioni a questa città, come tutti quelli che sono in giunta hanno tanto da dare in termini di qualità che hanno manifestato e che hanno rappresentato nella loro vita, le loro vite, le vite di quelli che oggi sono in giunta, sono la cartina di tornasole della loro capacità di rappresentare questa città. E, caro Giuseppe, tu ancora nella vita lo devi dimostrare di avere gli attributi per poter governare una città come Trapani. Quelli che sono in giunta lì, a partire dal sindaco sino all'ultimo degli assessori che è stato nominato, lo hanno già dimostrato. Intanto... Lo hanno già dimostrato in termini di qualità, di caparbietà nel governare la cosa pubblica, di coraggio di assumere scelte anche difficili. Non è così perché molti che rappresentano vecchia politica, che al momento... Cioè, la vecchia politica, che era quella che in campagna elettorale il sindaco combatteva e si faceva forte di essere sostenuto dai giovani. Oggi invece la vecchia politica se l'è messa tutta in giunta. Molti di questi signori che oggi fanno i consigli, alcuni, sono persone che scappavano dalle votazioni in aula tempo fa. E basta andarsi a guardare un po' i verbali della scorsa consigliatura per andare a vedere chi aveva il coraggio di amministrare, di prendersi le proprie scelte. Nelle dinamiche consiliari, uscire o entrare dall'aula... Tu dici lo hanno dimostrato, a parte che qua il ragionamento non è su di me, quindi l'attacco su di me, io diciamo lo prendo ma lo metto da parte perché non... Il ragionamento non è Peppe Lipari deve andare a fare l'assessore. Il ragionamento è che il sindaco poteva aprire ad un rappresentante giovane, invece oggi il più giovane in giunta ha 42 anni, forse sei tu, e ha 20 anni di esperienza politica, seppure è stato candidato alla Camera. Il più giovane della giunta sei tu. Il sindaco ha consentito. Quindi non capisco io questo cambiamento che doveva esserci. Il sindaco con la sua vittoria elettorale, con la sua vittoria e con le liste che lui ha creato, ha consentito il più grande ricambio nella classe dirigente di questa città mai visto prima. Va bene, io adesso intervengo. Dunque, non è che il ricambio è se fai l'assessore. Marzia Patti, probabilmente nel vecchio sistema politico che ha retto la città fino a 3 anni fa, non sarebbe mai divenuta consigliere. Va bene, grazie. Basta, capitolo al chiuso. Sindaco Tranchita è stato possibile. Abbiamo altri 15 minuti di tempo. Io vorrei affrontare altri argomenti. Intanto mi aspettavo la risposta sul sottopasso. Sul sottopasso, sì, arrivo. Allora, il sottopasso non è assolutamente vero. Il sottopasso, noi innanzitutto come Consiglio Comunale ci siamo assunti la responsabilità di dare il via all'iter progettuale dicendo alle Ferrovie Italiane che hanno soldi loro e che rientrano nel progetto di elettrificazione della rete ferroviaria Trapani-Palermo via Milo, gli abbiamo consentito di poter avviare la progettazione. La progettazione è andata avanti. Stiamo parlando che Ferrovie dello Stato sono... che ci sia stato qualche intoppo per qualche una discussione, alla regione, all'ispettorato superiore delle opere pubbliche. Esattamente. E dunque si sta discutendo e le ferrovie devono fornire chiarimenti per bypassare questi problemi. Dunque non c'è nessuna mancata promessa da parte dell'amministrazione. Ma c'è il rischio che questo progetto vada a farsi benedire? Il rischio che l'elettrificazione della rete Trapani-Palermo via Milo non si faccia? Non c'è. Perché in un modo o nell'altro si dovranno eliminare quei passaggi a livello, perché all'interno del progetto rientra, proprio per velocizzare la linea, l'eliminazione dei passaggi a livello. Tra l'altro è molto ferrato sul punto l'assessore Pellegrino, che diciamo, ha illustrato a tutti noi questo lavoro, ma con lui potrete ulteriormente approfondire il tema. Perché non c'è alcun abbandono del progetto. Marzia Patti, quanto si sente felice del fatto che l'anno prossimo lei sarà una delle consigliere che darà il via alla Trapani capitale del folk europeo, l'Europeadi? Sono estremamente soddisfatta di questa azione, perché è chiaro che fin da subito questa amministrazione ha subito chiarito quello che era il suo obiettivo: rilanciare Trapani. Come si rilancia Trapani? Ovviamente facendola conoscere. Quindi il nostro sindaco e gli assessori sono stati all'ultima sede dell'Europea, purtroppo non ricordo il nome, mi scuserete. Frankenberg. Sono stati lì, hanno presentato Trapani e chi era lì si è innamorato di Trapani, perché effettivamente chi conosce Trapani poi si innamora. Per questo rimango stupita anche quando leggo le critiche, mi permetterai Nicola, alla candidatura di Trapani a capitale della cultura.
Trapani ha tutte le caratteristiche per potersi candidare a capitale della cultura del 2021. Ma... Quindi dico, è una scommessa che questa amministrazione sta portando avanti, è una scommessa che cercheremo di vincere partendo dalle europee e finendo a capitale della cultura. Ma costa troppo questa europea per le casse comune, per la città? No, secondo me non costa troppo. Secondo me il costo è necessario, cioè è il costo che bisogna spendere, economicamente è il termine, per fare in modo che l'esibizione culturale europea abbia un certo riscontro, un certo risultato. Certo, le critiche, è un investimento che si sta facendo non per la settimana dell'Europea, è un investimento che si sta facendo per il futuro della città di Trapani. Perché è chiaro che tutti coloro che verranno a Trapani e conosceranno Trapani anche grazie a quella che sarà questa Europeade, potranno tornare a Trapani, potranno parlare di Trapani e soprattutto potranno anche investire a Trapani. Io auspico sempre che ci siano investitori che decidano di investire a Trapani e quindi di muovere anche quello che è il mercato del lavoro. Il village dell'Europeade si farà dentro la Villa Margherita? La logistica deve essere ancora determinata, probabilmente siamo in piena stagione una parte del village, ma si discuterà con lui e lui sarà un partner, come in molte delle manifestazioni che noi organizziamo è partner, e quindi si discuterà eventualmente di si potrebbe anche spostare per un anno la stagione teatrale e dunque potrebbe essere lì. In più potrebbe essere la Piazza Vittoria, diciamo, vedremo. Sì. Ora per il settore ho una domanda. Sull'Europea, aspetta. Sì, 10 minuti. Io dico alla regia che capite benissimo, me ne prendo altri 5 in più, va bene, mi dispiace, perché dobbiamo affrontare determinate cose. Intanto sull'Europea c'è da dire, costerà... Se voi siete d'accordo, siamo aspetti. Io vorrei fare una domanda, cioè chi di noi, e mi rivolgo anche ai telespettatori, chi di noi conosceva l'Europea prima che Trapani... Non fare questa domanda, lo dico io. Chi di voi conosceva o era afferratissimo nella America's Cup prima della Louis Vuitton a Trapani? Non è così, perché tutti quelli che facevano vela e comunque a Trapani... Quelli che facevano vela? Ma Trapani è una città di vela. Ma scusami. Secondo te sono in Europa più quelli che fanno vela o più quelli che fanno folk? Signori, noi stiamo paragonando l'America's Cup, che è diciamo l'evento massimo di quello sport, con l'Europeade, che non è uno sport ma è un festival del folklore, è altrettanto l'evento massimo di una serie di manifestazioni molto di nicchia, cioè è come dire a una persona: ma tu conosci il Grand Prix? Sì, la Formula 1 la conosco, anche se non ne capisco niente, certo. Ok, chi di noi conosceva? Nessuno. Quindi o i trapanesi ignoravano l'esistenza di questo, o effettivamente è vero, è un festival di nicchia. Quindi andare a spendere €1 milioni senza avere le basi, andare a spendere €1 milioni soltanto con la disponibilità di €400.000, ancora noi dobbiamo trovare i costi per coprire i restanti €600.000. Allora dove le andremo a prendere questi €600.000? E la domanda che mi faccio io in tutto ciò, no, il sindaco ha smesso di parlare di aeroporto, si è smesso di parlare di aeroporto e si parla di Western Sicily. Adesso si andrà a Milano, se non sbaglio, il 20 c'è un incontro, sì, incontro convocato al sindaco sull'aeroporto. Sull'aeroporto, sì. Io capisco l'opposizione e le critiche, però dire il falso mi pare un po'... Io capisco, ma si è smesso di parlare di aeroporto, ma è stata forte quella di non essere nominata assessore, dunque ancora non si è ripreso perché diciamo quell'autoreferenzialità di cui parlavo prima, assessore, non ti permetto di parlare in questi termini, perché sai pure tu che non è così. Non litigate, sai pure tu che non è così. E tra l'altro, diciamo, non andare a fare l'assessore con questo sindaco, diciamo, essere trattati come ti tratta lui, dove non puoi, dove l'assessore non ha un minimo di competenza, dove sono tutti yes men, dove tu devi andare a fare l'assessore e fare quello che ti viene detto, come se fosse un sottotitolo. Bisogna avere un minimo di onestà intellettuale. Io non so a quali giunte. In ogni caso, scusate, il ragionamento è questo, no? Si parla di aeroporto, ma qua dobbiamo dire una cosa semplice:
Il sindaco Tranchida poteva benissimo far confluire tutte le risorse di cui aveva a disposizione nell'aeroporto, nell'Airgest, invece si è deciso di fare una strada parallela, seguendo, diciamo, la sponsorizzazione, marketing, eccetera, del distretto turistico occidentale. Io capisco, ripeto. E questo significa 300.000 euro per fare un sito internet. Diciamole queste cose. Allora. Diciamole queste la cose. Scelta 300.000 euro la quota annuale che mette che questa amministrazione ha fatto in maniera collegiale e discutendo tra uomini alla pari donne non ce n'era ma. E donne uomini e donne genere no, umano per ora specifichiamo visto Sanremo per ora sì meglio perché qua non ci sono donne che stanno un passo indietro assolutamente assolutamente e non vogliamo donne che stiano un passo indietro per noi già le donne stanno o un passo avanti o ne ero certa ne ero assolutamente pari. Certa io la vivo come i faraoni egiziani la donna ti cinge il fianco e ti il consigliere Libari cerca di fare una becera propaganda a danno degli interessi di questa città. Ma perché parli sempre così? Perché? Perché devi sempre attaccarmi sempre? Questo è uno che ogni tanto dice qualcosa di giusto. Ma gli hai appena detto di farlo yes man. Perché? Caro Libari. Ma caro, lo sta facendo. Caro, perché vedi, uno dei temi che noi da anni affrontavamo era quello che da solo il contratto di co-marketing con AMS, e te lo dice uno che lo conosce a menadito avendone seguito le sorti dal punto di vista professionale, era un limite nello sviluppo del territorio, perché era solo una gamba, ma mancava l'altra, che era quella di piazzare questo territorio come prodotto nel mercato turistico internazionale. Esatto. L'investimento su Western Sicily è un investimento strategico perché fa sì che il territorio trapanese, l'Elimo Ericino, che consente al turista in pochi chilometri di godere di Trapani, Erice, San Vito, Segesta, Calatafimi, Segesta e Calatafimi sono la stessa cosa, scusatemi, Selinunte, Castelvetrano, Marsala, la Casba di Mazzara, il Satiro, cioè, dico, e mi scuso il Cretto di Burri, mi scuso con quelli che sto dimenticando, in pochi chilometri i Gorghi Tondi, la Riserva delle Saline. Allora, io investo in quel territorio in chiave complessiva e piazzo quel prodotto a livello internazionale. Se questo è un errore, saranno i cittadini a farmi, ma io sono convinto che i cittadini l'apprezzeranno. E noi non abbiamo mai detto che non siamo, abbiamo dichiarato all'ultima assemblea del co-marketing che siamo disponibili a mettere i denari, anche i denari che non hanno messo gli altri comuni morosi. Dunque, caro consigliere Lipari, ti sei confuso, hai detto una cosa inesatta, per non utilizzare un altro aggettivo. È come aprire una scuola di vela in una città montuosa. Questo no, no, di cosa stiamo parlando? Veramente. Tu vai a fare un co-marketing quando non hai più l'aeroporto, andava fatto prima. Scusami, hai mai visto? Cioè, le basi, quando ti dico in consiglio comunale, due volte al mese io sono costretto a prendere la macchina per andare all'aeroporto di Palermo perché non c'è una corsa dell'autobus che mi faccia arrivare all'aeroporto alle 6:30 per prendere l'aereo. L'aeroporto di Trapani. Quindi di che cosa stiamo parlando? Stai parlando di cose che non conosci. Marketing significa lanciare un sasso in un oceano. Stai parlando di cose che non conosci. Siamo onesti, per favore. No, parli di appunto, siamo onesti, ammetti di non conoscere le cose. Ammettilo candidamente. Io non conosco. Ma si può combattere così. Per quanto l'aeroporto di Trapani sia un'infrastruttura. Per quanto l'aeroporto di Trapani sia un'infrastruttura fondamentale e che noi sosteniamo e sosterremo sempre, e non è responsabilità del comune di Trapani e di questa amministrazione che non funzioni l'aeroporto di Trapani, perché il comune di Trapani, torna a dire anche al presidente Argio, ha detto che farà la sua parte, ma manterrà anche l'investimento in Western Sicily. Per quanto però sia importante, non bisogna dimenticare, e questa a maggior ragione mi porta a dire che il marketing va fatto, che ci sono regioni in Italia che non hanno aeroporto,
il Trentino Alto Adige. Vabbè, caro, il Trentino Alto Adige non ha aeroporti e fa più turisti della Sicilia. Troppo testosterone in questo consiglio comunale. A me dispiace anche perché conosco entrambe le persone e so che il livello delle loro esperienze, nonché della loro cultura, è altissimo. Mi dispiace a maggior ragione perché non sono una psicologa, però sento... L'altro la mette in carico. No, no, non sono una psicologa, è lungi da me sostituirmi a tale professione e professionalità, ma sento nei toni, nelle parole, quasi un tono di capricci da parte del consigliere Lipari, anche perché sì, questa amministrazione è in piedi da un anno e mezzo, quasi due, ma... Io ricordo che il consigliere Lipari con grande entusiasmo partecipava alle riunioni di maggioranza e con grande entusiasmo sposava il progetto del sindaco, nonché le decisioni del sindaco. Oltretutto, che io ricordi, ma potrei avere un vago... folgorato sulla via di Damasco, al contrario. Potrei avere un vago ricordo, ma non mi pare che il consigliere Lipari, ai tempi ancora mio capogruppo, sottoscrisse il documento degli amministratori under 40 per l'aeroporto di Birgi. Il che significa che il consigliere Lipari magari sì, parla di una tematica che sta ed è giusto che stia a cuore dei cittadini trapanesi, ma ne parla anche senza averne conoscenza, visto che non sapeva dell'incontro del 20 convocato dal sindaco con il presidente Ombra. E soprattutto ne parla un po' come se volesse punzecchiare l'amministrazione, anche un po', ripeto, con quel velato senso di capricci nei confronti di questa amministrazione, come una risposta... forse al no, forse ad un atteggiamento di questa maggioranza nei confronti del consigliere. E mi dispiace perché, nonostante ci sia stato un allontanamento di certo non determinato da me, tra me e il consigliere Lipari siamo anche cresciuti insieme e questa cosa mi dispiace personalmente oltre che per il ruolo che ricopro, dico, mi dispiace perché conosco, dico, sono sincera, siamo stati vicini di casa, no, siamo stati anche colleghi universitari, ricordo anche le battaglie per il polo non si tocca condotte insieme, dico, ma conosco il consigliere Lipari, conosco le sue capacità, non è su di me, mi piacerebbe non è su di lei, però Peppe, mi puoi dare del tu, visto che siamo cresciuti insieme. Peppe, capisci bene, formalismi da televisione, Peppe, capisci bene che se tocchi un'amministrazione che, come abbiamo detto all'inizio, lavora in maniera inarrestabile su tematiche che purtroppo non conosci. Non ti capisco, insomma. Allora, non comprendiamo perché è come l'atteggiamento del bambino che voleva un giocattolo. Questo giocattolo non è stato dato e quindi fai capricci affinché il papà, la mamma... Capitale, non è una trasmissione su Peppe Lipari. Assolutamente. Quindi, però diciamo... ti do 10 secondi, ce la fai? 10 secondi che c'è? No, detto, poi io parlo, 2 poi contro 1 devo 10 secondi. Di che? Dai, no, parliamo di capitale della cultura. Okay, allora, bravo, allora capitale della cultura 2021. Vorrei fare... un attimo, fammi fare una la premessa. L'amministrazione comunale, secondo me, un po' come è capitato, per fortuna, per intuito, perché qualcuno non se n'è accorto, di entrare nel gioco della capitale delle europee. Anche per merito, dopo che siamo riusciti, se sceglievano Marsalesi, noi parlavamo di altro, però va bene così, sono stati bravi a entrare nel gioco e quindi poi addirittura a vincerla questa partita, obiettivamente, complimenti, meritatamente. Dalla stessa maniera, un po' per intuito, un po' per, ma sai che c'è, ma proviamoci, ma vediamo che succede, adesso... Questa amministrazione ha deciso di puntare sulla possibilità che il capoluogo venga proclamato l'anno prossimo capitale della cultura italiana. Io ieri sera ci ho fatto una trasmissione, giovedì in diretta, avevo qua quattro personalità, insomma, della tra virgolette cultura locale, mi sono permesso di dire una cosa. Secondo me, a prescindere, sarà sbagliato, sarà che abbiamo le bende negli occhi, sarà che è un'esagerazione, sarà che è un bluff, ok. Ma a prescindere, è stato avviato un dibattito sulla necessità di rendere un po' più colta questa città. A prescindere, approfittiamone, iniziamo a ragionare su ciò che potrebbe comunque diventare Trapani in meglio, a prescindere dal titolo di capitale europea della cultura 2021. Detto questo, sentiamo Peppe Lipari. Io sono completamente d'accordo ed è il motivo per cui mi sono candidato: rendere Trapani meglio di quello che è. Quindi quando io vengo fatto oggetto di attacchi perché mi permetto di dissentire, non è che io dissento per fare dei capricci, io dissento per dire non la penso così perché secondo me per rendere Trapani migliore forse è meglio fare in questo modo piuttosto che nel modo in cui avete proposto voi.
Poi, per carità, io penso che soltanto gli stupidi non cambiano idea. I cittadini, il sindaco ha preso il 70% dei voti. Andiamo a vedere oggi se si dovesse votare, se prende sempre il 70%. Molti se ne sono accorti che questa è un'amministrazione che parla soltanto, l'amministrazione delle È un chiacchiere. E sondaggista. non è che se io mi Sì. permetto, non è che se, no, non sono un sondaggista, assessore Savina, io vivo la città. Io vivo la città e vedo le buche, ascolto gli umori delle persone, perché io sono uno del popolo. Capitale della cultura No, sono io non parole. so, sono uno del popolo, sì, lo so, sono uno del popolo che vive la città e vive per loro, perché io il mio mandato elettorale non lo faccio per fare i fatti miei, lo faccio per mettermi al servizio della città. Ora, quando mi permetto di dissentire, lo farò per quanto riguarda la candidatura a capitale della cultura, non è che è un capriccio, è una questione di onestà intellettuale. Io non difendo per partito preso il sindaco perché viene accusato di essere un pregiudicato, scusatemi, al contrario, perché dice, diciamo, in ogni caso mi sono. Ma io faccio quello che secondo me è giusto fare. Per quanto riguarda la capitale, Trapani, capitale della cultura, io dico una cosa semplice e dico che se io fossi stato sindaco, probabilmente avrei fatto la stessa cosa. Perché? Perché è normale che se tu sei disperato, una scommessa la fai. Se tu hai 10 euro in mano, ma il gratta e vinci te lo compri, ci vediamo, tento la fortuna. Veramente no. Ci Consigliere sta, Lipari, ci lei non sta, conosce ci Trapani. sta, ci Io vivo a sta, Trapani, ci sta, sarà ci in giro a sta, parlare ci con i trapanesi, sta, ma non ci sta, conosce la sua ci città. sta, ci sta tentare la fortuna. E Lei mi non spiego, conosce ci sta Trapani. tentare la fortuna, e mi spiego meglio, ma non perché Trapani potenzialmente non sia in grado di essere capitale italiana della cultura. Assessore Savino ha fatto un elenco non esaustivo, ma io non saprei aggiungere altro, di tutte le bellezze che ci sono in provincia e di tutta la ricchezza che c'è a Trapani. Basta chiamare la consigliera Caruccio, che è un'esperta in questo. Abbiamo la Colombaia, abbiamo una città che parla di arte, storia e cultura, ma non riusciamo ad ascoltarla. Ma non L'amministrazione è non riesce ad vero, perché ascoltarla. l'amministrazione ha Scusami, sostenuto scusami. l'associazione Agorà per le Io vie dei vado, noi tesori che hanno andiamo da fatto riscoprire Zapippina, Trapani. perché poi un Sostiene po'. l'associazione Poi un Eritros, che sta po', facendo scoprire le scusami, bellezze. fammi concludere. Ma d'accordo, noi abbiamo tutte queste associazioni a cui veramente io faccio i complimenti perché grazie a loro Trapani No, respira un po' di cultura. associazioni che erano inascoltate. Però, Inascoltate per scusami, l'associazione si chiama partecipazione, quella di cui ti parlavo il poco fa. ragionamento è questo: Trapani ospiterà le europee. Si candida a Trapani nella cultura, poi però abbiamo sversamenti in mare, l'acqua non arriva potabile a casa della gente, anzi arriva inquinata, le strade tutte rotte, non abbiamo risolto il problema dei residenti, dei parcheggi, eccetera. E allora il ragionamento è: ma prima non è meglio creare le basi e poi provare ad ambire a mete più elevate? Perché ricordo a me stesso che, cioè, uno vuole risolvere i problemi, gli serve il personale. E Bello, allora, va bene così, scusami, abbiamo anziché capito, dedicare risorse e tempo a fare un concorso pubblico per avere nuovo personale, tu che fai? Mi fai un'assunzione di una persona per forse dedicarti pubblici non all'Europea. dipendono solo dal Cioè, quindi comune, non dipendono noi solo dalla volontà impiegheremo, sì, ma comunale, noi impiegheremo risorse umane, economiche, se strumentali dovesse a arrivare servizio veramente la dell'organizzazione di proclamazione, questo lo Europea dico e io da città, giornalista, capitale se della dovesse cultura, arrivare, se piuttosto dovesse, che no, risolvere i per problemi della ultimi rispondere, gente. prima. Allora, lo dico io Da, questa cosa, piuttosto cioè, che parlare di differenziata, lo spazzamento manuale delle è vero strade, in parte, non devo difendere nessuno, tutte mi tocca sporche. fare da giornalista Il quello centro super, storico, l'attività che silenzio, chiudono basta, tutte, quello scusami, super ma sono. partes, se dovesse comunque arrivare la programmazione a capitale europea italiana 2021, per sistemare quello che si può sistemare, vengono dati soldini alle città che 1 milione vincono. di euro. Ok, quindi in qualche maniera poi sarebbe scellerato utilizzarli Oltre che. male, ma potrebbe essere pure un buon modo per arrivare a fare qualcosa di quelle di cui legittimamente e giustamente si lamenta Lipari e tutti quelli, in parte pure io, che vedono le cose per come stanno in questa città. Per arrivare alla conclusione, Marzia Patti, capitale 2021 della cultura. Io Intanto la rispondo, domanda è, no, risponde a me, no, devi rispondo un rispondere a po' me, alle consigliera, rispondi critiche. a me. La domanda è, condividi questa fiche come sostiene Allora, Lipari gettata lì oppure la mia insegnante di diritto processuale penale diceva che spesso si dice quello che la gente vuole sentirsi dire. E quindi dissento, perché Dissenti da chi? Da me? dissento dalle critiche Alla poste fiche che il al. comune sta lanciando, Allora, la condividi o no? no, Rispondi a me. non condivido le Diretto. critiche Ok. lanciate al comune circa la candidatura di Vabbè. capitale della cultura. Però
E mi dispiace che alcuni vogliano cavalcare l'onda delle critiche per accaparrarsi like. Chiusa questa piccola parentesi, a me dispiace perché bisogna essere grandi conoscitori della propria città. Bisogna innanzitutto capire che cosa si intende per cultura, perché Trapani è storia e l'abbiamo scoperto da 2 anni, perché la maggior parte di noi forse l'ha scoperto da 2 anni, molti lo sapevano, altri lo stanno scoprendo, grazie ad un'associazione che per la prima volta è stata ascoltata dall'amministrazione. Ed è l'associazione Agora. Abbiamo scoperto che Trapani delle vie dei tesori. Esatto. Abbiamo scoperto che Trapani è arte e l'abbiamo scoperto grazie a Trapani per il futuro, che ha riqualificato una zona antistante il Palaio. Abbiamo scoperto però anche mi grazie all'amministrazione. Io in contrapposizione che abbiamo, lo sapevamo tutti, un museo regionale bellissimo, ma non c'è una linea dedicata al museo, per esempio. E sicuramente l'amministrazione lavorerà anche in questo senso. Abbiamo scoperto che Trapani è biodiversità. Abbiamo scoperto decine, che non c'è l'aria, ma passano decine di autobus. Sì, su questo non c'è dubbio, intendo proprio come marketing, diciamo, come marketing e comunicazione. Abbiamo, cioè non c'è una linea dedicata. Abbiamo scoperto che Trapani è biodiversità. Però alla fine e l'abbiamo scoperto grazie ad un gruppo di cittadini trapanesi che si sono costituiti in un'associazione chiamata Eritros e non lo sapevamo. L'assessore Safino addirittura lanciò lì durante il convegno perché non fare una via dei tesori della biodiversità. Trapani è cultura culinaria, dico il couscous è l'incontro emblematico di varie culture. E poi Trapani, geograficamente parlando e storicamente parlando, non può che essere la culla delle varie culture, anche perché siamo tutti figli, come direbbe anche il mio professore Mazzarese, siamo tutti meticci. All'interno di questa cittadinanza è frutto di diverse culture. Non abbiamo nemmeno un teatro pubblico. Grazie, ma nemmeno Matera può risultare un teatro tant'è pubblico. Tant'è vero che con grande provocazione il proprietario di un teatro privato ha sbattuto in faccia alla cittadinanza, o meglio alla politica che ha ignorato fino ad ora l'esistenza, questa esigenza, ha sbattuto in faccia. Io ho visto che adesso a breve ci saranno nuove manifestazioni teatrali. Ma casualmente ci si sveglia ora ci accorgiamo che abbiamo un teatro privato, assessore, ma ce Dario Safina. Che cos'è, un bluff questa cultura? Non è assolutamente un bluff. A, perché noi stiamo rivoltando la città come un calzino. Quindi come 5 Stelle? Il consigliere... No. Il consigliere Lipari che ride, ma fino a quando sperava di poter fare l'assessore non rideva. Avanti con questa storia, avanti ancora. E dimenticava. Abbiamo... Visto che lei avendo preso 100 voti di me, più titolato di me a fare l'assessore, capisco che lei giustamente essendo stato... Probabilmente... Capisco che lei avendo già fatto 20 anni di politica... Giuseppe, quando ti dicevo che non c'è un'età per essere giovani, intendevo proprio questo. È stata brava Marzia. Hai dato dimostrazione della tua anzianità mentale. Però Cingelli si è applicato. Abbiamo trovato... La prego, non mi quereri per avere questa anzianità mentale. Abbiamo trovato la città con l'immondizia in mezzo alla strada e l'immondizia l'abbiamo levata. Ma certo, siamo partiti dal 0% prefissi telefonici di raccolta differenziata e l'abbiamo portata al 65%. E non abbiamo trovato un progetto di investimento in beni immobili, strade e li abbiamo fatti e le ricordo che li abbiamo fatti anche col suo voto, perché va bene. Dimentica non allora, questa città stiamo appaltando sul patrimonio artistico e culturale di questa città decine di migliaia di euro di lavori. Riapriremo il campanile di San Domenico, riapriremo il bastione dell'impossibile e il bastione imperiale. Abbiamo chiesto al Demanio di aver assegnato il bastione dell'impossibile. Dunque noi stiamo investendo e l'abbiamo fatto già prima che si aprissero i termini per la candidatura a capitale italiana della cultura, stiamo investendo nel nostro patrimonio artistico e culturale, consapevoli, abbiamo fatto un progetto di riqualificazione delle mura di Tramontana, consapevoli che quello insieme a Europead può essere un modo per ridare dignità a quanti hanno investito in questa città, nel turismo, nelle infrastrutture, perché vedi,
Come la biblioteca, noi, no? Aperta sempre. La biblioteca. No, andiamo alla fine. Caro, no, perché? No, perché non c'è cosa peggiore, non c'è cosa peggiore di chi si dimentica quello che fa. Dai. Abbiamo messo nella biblioteca l'anno scorso 400.000 euro, pure col voto del consigliere Lifari, sì, per consentire la stabilizzazione personale, esatto, e dare alla biblioteca la dignità che meritava. E poi che però, merita. E poi però la chiudete all'ora di pranzo. Va la gente, anziché andare a studiare, deve, abbiamo, è costretta. Noi non ti stiamo dicendo che abbiamo raggiunto l'optimum. Noi non ci stiamo fermando, noi continueremo, ma il patrimonio culturale, umano, le attività antropiche che non che dipende sono... da questa amministrazione però. Basta, questa amministrazione le sta rivalutando, cioè, mentre il tuo disfattismo, il tuo disfattismo e quello delle persone come te sono quello che tengono questa città in non una gabbia. Ve la suonate e ve la cantate. Va bene, da una parte e dall'altra se le sono dette. Abbiamo sforato abbastanza, dalla regia mi fanno taglia, devo tagliare. Sono stati con, comunque un dibattito interessante, anche se, se è stato anche nel, nella sua movimentazione. Tutto contro di me, perché non è vero, la verità è questa, no, cittadini. Non è vero, consigliere, Lifari, solo a favore vero della verità. Sono stati con noi consigliera Marzia Patti, grazie consigliera. Grazie il a consigliere voi. Giuseppe Lifari, grazie. Prego. Ancora una volta pure per essere stato qua. Ho avuto la febbre, ma non si è capito che aveva la febbre, che sembra guaritissimo. Grazie anche all'assessore ai lavori pubblici, Dario Safina. Il dibattito è vivo, teniamolo acceso, a prescindere da come andrà, aiutiamoci tutti a migliorarla questa città. Arrivederci.